puntuali come sempre, rieccoci con una nuova puntata di Edili.com, la trasmissione a cura dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, incentrata principalmente sulla salute e sulla sicurezza in cantiere, ma per voi arricchita anche con novità e tante pillole di curiosità. Come si fa a rendere antisismico un edificio nuovo o anche un edificio esistente? Una delle tecniche moderne utilizzate è quella degli isolatori sismici. Cosa significa? Vuol dire separare il movimento del terreno dal movimento forzato che subisce l'edificio. Quindi fare in modo che i due corpi, quindi il terreno e l'edificio stesso, si muovano in maniera differente. Come si può fare questo? Attraverso degli isolatori sismici che si mettono alla base dell'edificio, quindi sono dei dischi particolari fatti in un certo modo che permettono proprio un'oscillazione, un movimento dell'edificio, ovviamente senza che questo scappi via e quindi rimane agganciato alla fondazione, ma può muoversi, ok? Questi isolatori sismici assorbono anche lo sforzo durante un terremoto. Vediamo come funziona attraverso questi due modellini. Qui abbiamo un edificio con isolatori sismici e qui ne abbiamo uno di quelli tradizionali costruiti appunto in cemento armato, in muratura e così via. Vediamo come si comportano in un terremoto. L'edificio quindi con isolatori sismici, vedete, quando c'è un movimento si muove in maniera abbastanza uniforme. Il problema però è che quando le frequenze sono diverse di un terremoto, quindi aumentano, è l'altro edificio che comincia a soffrire dal punto di vista strutturale. Vediamo. Quando raggiungiamo quindi dei livelli vicino alla frequenza di risonanza di una struttura, vedete che cosa succede? L'edificio tradizionale va in risonanza e se fosse un vero edificio sarebbe già crollato a questo punto. L'altro invece continua a vibrare e a non subire grossi problemi proprio perché riesce a essere più libero rispetto al terreno e tutto lo sforzo viene assorbito proprio dagli isolatori sismici. Per non farti male alla schiena, ricordati di non caricare pesi troppo eccessivi, ma di ridurre il carico dei detriti. La struttura che esploriamo, anzi che attraversiamo oggi, è un ponte decisamente fuori dall'ordinario, inaugurato proprio quest'estate. Il ponte di Sabbioncello in Croazia rappresenta un collegamento cruciale che sorge su un tratto di mare che divideva la penisola di Sabbioncello, prima raggiungibile solo passando per la Bosnia, e la località di Komarna, nell'estremità meridionale della Croazia. Il viadotto riunisce quindi il territorio, ma si può definire della discordia. Prima di approfondire questo punto, però, vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche salienti. Strallato, in cemento armato e acciaio, con i suoi 2,4 km di lunghezza, un impalcato composto da 400 sezioni metalliche in successione, sorretto da cavi anch'essi metallici, è alto 55 metri sul livello del mare, per consentire il passaggio delle navi. La vicina Bosnia ed Erzegovina, infatti, ha spesso accusato la Croazia di voler chiudere con la costruzione del ponte il suo unico affaccio sul mare, ostacolando il traffico navale.
La storia di questo viadotto è travagliata, caratterizzata da dissapori tra le autorità bosniache e croate e dal fatto che il progetto fosse in piedi fin dai primi anni 2000, ma il cantiere, dopo varie vicissitudini di natura economica e politica, è stato avviato solo nel 2018 per poi essere interrotto dalla pandemia e ultimato nel luglio 2022. Vi salutiamo con qualche pillola di curiosità. Per costruire il ponte sono state utilizzate oltre 33.000 tonnellate di acciaio, trasferite in Croazia via mare, l'equivalente del peso di quasi 5 torri Eiffel, e 68.000 tonnellate di calcestruzzo armato, quante ne servono per realizzare 27 piscine olimpiche, per un totale di oltre 6 milioni di ore di lavoro. Continuate a seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna per viaggiare con noi e scoprire tante altre costruzioni ricche di curiosità. Non inalare troppa polvere, ricordati sempre di bagnare l'ambiente lavorativo. Le recentissime novità normative che riguardano la sicurezza sono legate anche a un aspetto molto importante, che è quello dell'addestramento dei lavoratori. Quando si pensa alla preparazione di un lavoratore per quanto riguarda i temi e gli aspetti della sicurezza, le sue conoscenze, le sue competenze, molte volte si tende a pensare che per questo sia necessario e obbligatorio soltanto fare dei corsi sulla sicurezza. In realtà la normativa già da molti anni prevedeva che ci fossero, che ci siano sempre almeno tre aspetti fondamentali: l'informazione, la formazione e l'addestramento. Le novità normative riguardano in modo particolare l'addestramento. Qual è la differenza? L'addestramento è qualcosa che viene fatto in azienda, era già ovviamente previsto dalla normativa precedente, ma le novità sono proprio per quanto riguarda gli aspetti anche formali di questa preparazione, appunto. Addestramento significa, durante l'orario di lavoro, fare proprio delle prove pratiche, quindi avere una persona esperta in grado di guidare il lavoratore sulle procedure, sull'utilizzo di un macchinario, per esempio, pericoloso, eccetera, cose che ovviamente non si possono fare in un corso di formazione in una scuola o in un centro di formazione come il nostro. Questa novità è molto importante, perché bisognerà poi anche in qualche modo registrare questo addestramento fatto in azienda e poterne dare prova, magari anche con un registro elettronico. Come nasce un edificio in legno? L'edificio in legno si basa prima di tutto su una giusta, corretta progettazione che deve essere fatta in sinergia completa tra progettista architettonico, progettista strutturale e progettista degli impianti. Vi spiego il perché è importante la sinergia. Questo è un semplice modellino di un edificio in legno, scatolare. Non c'è da rimanere meravigliati, perché l'uomo primitivo costruì le prime capanne su una cellula base che era proprio un semplice quadrato. Quando si progetta un edificio in legno, la prima cosa da pensare è che si tratta di un edificio a tutti gli effetti a pareti portanti. Quindi vuol dire che ai fini di una corretta distribuzione dell'azione sismica, nelle pareti c'è la necessità di avere pareti portanti in entrambe le direzioni, quindi garantire il più possibile una forma dell'edificio scatolare e possibilmente regolare. Vi faccio un esempio. Come vedete, ora l'edificio è costituito da quattro pareti portanti e da un impalcato. Supponiamo che improvvisamente vengano a mancare due pareti, per esempio questa e la parete opposta. Il solaio è sostenuto perfettamente a carichi verticali dalle due pareti rimanenti. Ma vediamo cosa succede durante l'azione sismica. Se l'azione sismica arriva in questa direzione, quindi è parallela al piano delle pareti, queste pareti sono in grado di resistere alle sollecitazioni di taglio e di ribaltamento. E infatti, tramite della carpenteria metallica, e qui ho riportato un esempio, è possibile fissare le pareti portanti alle fondazioni o agli impalcati successivi
proprio per impedirne il ribaltamento e lo scorrimento della parete. Il problema nasce quando invece l'azione sismica colpisce ortogonalmente al piano della parete, perché non trovando resistenza dalle parti opposte, l'edificio tende a ribaltare e a collassare. Quindi questo esempio riporta proprio il caso di un edificio non scatolare, quindi non correttamente progettato per essere a pareti portanti. Le cose invece ovviamente cambiano. Infatti, garantendo la scatolarità, innalzando quindi le due pareti mancanti nei lati che abbiamo rimosso prima, l'edificio presenta correttamente pareti portanti in entrambe le direzioni. A garantire la duttilità dell'edificio alle azioni sismiche orizzontali ci pensano i collegamenti. I collegamenti sono gli elementi più importanti della struttura da verificare. Collegamenti che devono essere fatti tra impalcato e solaio, tra impalcato e pareti e tra parete e parete. Il tutto ovviamente unito da apposita carpenteria metallica, questa si chiama all down perché ha proprio la funzione di resistere alle azioni di trazione, di compressione per ribaltamento, nonché alle azioni di taglio. Io vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento non solo alla prossima puntata di edili.com ma anche sui social. Tramite infatti le pagine sempre aggiornate dell'Istituto Professionale Edile di Bologna potrete vedere tutte le novità riguardanti i corsi, le attività, i seminari e anche le novità proprio provenienti dal mondo dell'edilizia.